Finalmente si ritorna a scuola e faremo di tutto affinché rimanga la presenza in aula. Inizia così il videomessaggio che l'assessore regionale all'istruzione Giorgia Latini ha inviato in occasione della ripartenza. Consapevole dell'importanza del contatto con le insegnanti e i compagni di classe, abbiamo messo in atto, ha ricordato, tutte le azioni più significative, a partire dagli impianti di aerazione affinché non si torni alle chiusure a causa della pandemia. Moltissimi istituti hanno partecipato e sono arrivati fondi importanti dal punto di vista regionale, noi abbiamo investito 9 milioni di euro, anche lo Stato poi dopo ha fatto bandi in tal senso e quindi sicuramente quest'anno le aule e le scuole saranno più sicure. Abbiamo iniziato questo monitoraggio con i tamponi salivari per istituti sentinella. Ecco, il nostro obiettivo è estendere questo monitoraggio a più istituti possibili. Solamente avendo attenzione, ha proseguito Latini, e monitorando in modo concreto l'andamento della pandemia possiamo arginare il virus. La dedizione di chi tutti i giorni permette alla campanella di suonare l'inizio, ha aggiunto l'assessore, se è vero come è vero che la scuola è un forte motore culturale e di sviluppo economico, è un grande contributo all'intera società. Ringrazio di cuore gli insegnanti, tutto il personale scolastico, i dirigenti, l'ufficio regionale scolastico, che tutti insieme hanno fatto sì che questo periodo difficile sia stato superato nel migliore dei modi. Vi auguro un buon anno scolastico, una buona ripartenza a tutti i ragazzi che sono il nostro futuro e anche agli insegnanti, perché veramente un applauso e un grazie va loro per il grande lavoro svolto in questo periodo difficile e di emergenza. Buon inizio anno scolastico a tutti!